Vivo in un paesino sul mare in Abruzzo e tutti i giorni mi reco con il mio cane, un dogo canario di 4 anni, a passeggiare. Siccome il mio adorato cane non va d'accordo con gli altri cani ed è molto protettivo nei miei confronti, quindi diffidente con gli estranei, sono costretto a frequentare posti isolati. Quel giorno mi recai, come facevo già da 2 o 3 mesi, in un luogo situato in una zona industriale. C'era un capannone abbandonato senza porte. Al suo interno erano cresciute erbacce ed erano stati depositati pezzi di ferro arrugginiti e sporchi. Io di solito non entravo all'interno, ma giravo intorno al capannone perché c'era erba pulita e dietro c'era solo campagna. Quindi toglievo il guinzaglio al cane e lo lasciavo passeggiare ad annusare libero. Lui non si allontanava molto da me, si limitava a camminarmi davanti a un paio di metri, voltandosi spesso per accertarsi che fossi sempre dietro di lui. Era un pomeriggio del mese di maggio e mentre mangiavo patatine, scattai una foto al mio cane. Dopo qualche secondo, con la coda dell'occhio, vidi delle ombre alla mia sinistra attraverso un'apertura del capannone dove c'era la porta. Mi bloccai e mi voltai con la testa. Vidi almeno un paio di uomini, forse 3, che cercavano di nascondersi per non essere visti dietro alle erbacce. D'istinto, lasciai cadere a terra il pacchetto di patatine e in quel preciso momento udì un grido spaventoso che proveniva dall'interno del capannone. Il cane, allarmato, stava per dirigersi all'interno, ma io fui più veloce. Gli misi il guinzaglio e sentì un altro grido ancora più forte e contemporaneamente un'altra voce che urlava: «Il cane!», come se uno dei due volesse avvisare l'altro della presenza del cane. I due uomini, che riuscii a scorgere meglio, stavano correndo verso di noi e io gridai al cane di correre. Il cane corse veloce, mentre io con il guinzaglio correvo dietro di lui. L'erba, ad un certo punto, era talmente alta che non riuscivo a vedere davanti a me cosa ci fosse. Mi graffiai il viso e le braccia mentre correvo. Non mi voltai nemmeno una volta per vedere se eravamo inseguiti, ma il cuore batteva all'impazzata per la paura. Pensavo di non farcela. Provai la sensazione che provano le persone che fuggono da un serial killer. Il guinzaglio si ruppe perché il mio cane correva davvero molto veloce. Ma per mia fortuna, lui riuscì a trovare una via d'uscita che dava sulla strada. Con il cuore in gola, corsi verso la macchina. Non riuscivo a respirare. Entrammo all'interno, mi allontanai un po' e chiamai immediatamente i carabinieri mentre respiravo a fatica. I carabinieri mi dissero che in quel momento non c'era una pattuglia disponibile. Così decisi di passare con la mia macchina sulla strada vicino al capannone per vedere se ci fosse qualcuno. Ma non vidi niente. Niente e nessuno. I carabinieri andarono a controllare più volte, ma non trovarono mai nessuno in quel posto. Ovviamente lo spavento mi accompagnò per diverso tempo. Ringrazio il mio cane per aver capito che l'unica nostra salvezza era scappare e trovare una strada che ci avesse permesso di raggiungere la nostra automobile. Anch'io vorrei raccontare una storia. Non ha nulla di paranormale. Probabilmente molti di coloro che l'ascolteranno ne resteranno colpiti. Ma la ricordo come l'esperienza più inquietante mai vissuta. Avevo circa 16 anni. A quell'epoca vivevo ancora in un piccolo paesino sulle coste ioniche della Calabria. Era l'ora di passeggiare per Odi, il mio cagnolino. Così decisi di portarlo a fare un lungo giro per il lungomare. Per arrivarci bisognava attraversare i binari della ferrovia
e in quel momento la barra del passaggio a livello era abbassata. «Poco male», mi disse. «Passa sempre una buona mezz'ora prima che il treno passi una volta abbassata la sbarra». Volli attraversare lo stesso e passai sotto la sbarra. Ero vicino ai binari quando Odi iniziò a guaire e tirare all'indietro con tutta la sua forza. E per essere piccolino ne ha da vendere. Mi arrabbiai e, credendo che avesse avvistato un altro cane dietro di noi, iniziai a gridargli: «Andiamo! Non c'è nessuno, muoviti!» Ma nulla. Lui non si muoveva. Ad un certo punto sentii vibrare i binari sotto ai miei piedi e mi resi conto che il treno era ad una ventina di metri da me, o forse meno. Mi affrettai a prendere in braccio il cane e a ripassare sotto la sbarra, e proprio in quel momento il treno passò a gran velocità, suonando all'impazzata. Il cuore non accennava a rallentare, nemmeno quando il pericolo era ormai passato. Strinsi a me Odi, lo baciai e lo ringraziai. Da quel momento optai sempre per un'altra strada per giungere al lungomare e mai più riprovai ad attraversare i binari senza avere prima controllato che la sbarra fosse alzata. Ringrazio il mio cane e il suo sesto senso se oggi ho avuto la possibilità di raccontarvi questa storia. Abbiamo un cane. Lo viziamo anche molto. Dormiva fuori, ma dopo alcuni giorni di notti piovose in agosto, gli abbiamo permesso di dormire dentro. Inoltre, abbaia praticamente a tutto quello che di notte passa davanti a casa nostra, quindi per farlo tacere, lo tenevamo dentro. Avevamo un collare e un guinzaglio per tenerlo fermo la notte. Una volta ha rovesciato un tavolo e ha rosicchiato il telefono di mia sorella quando non era legato, ma non gli piaceva stare da solo la notte al piano di sotto. Ci svegliava tutti con le sue lamentele. Pensavamo che non gli piacesse essere legato o che volesse stare con noi di sopra. Alla fine ho ceduto e l'ho portato di sopra a dormire, senza collare, senza guinzaglio. Ha smesso di lamentarsi. Ma ecco il punto. Da allora, letteralmente ogni notte alle 3 del mattino, il nostro cane si alza e fa un'ispezione di tutte le stanze. Non prima delle 3 e non dopo le 3, esattamente a quell'ora in punto. Le porte della nostra camera da letto sono sempre aperte, quindi ha libero accesso tutto intorno. Se gli capita di dormire sul letto di qualcuno, diventa irrequieto, sveglia la persona e vuole essere sgridato. A causa di un piccolo incidente, quando era un cucciolo, il nostro cane ha paura di saltare da un posto all'altro, anche dal letto sul pavimento. Ma alle 3 del mattino, come un orologio, si sveglia. Quando lo sgridiamo, inizia ad andare di stanza in stanza. Poi, dopo un po', dorme sulla soglia della nostra camera. Questa cosa è successa ogni notte, da quando il nostro cane dorme con noi. Abbiamo deciso di portarlo sopra all'inizio di settembre. Non so cosa succede o cosa vede alle 3 del mattino, ma ogni volta che lo cogliamo sul fatto, guarda la porta della stanza, poi fissa la persona che lo guarda e poi si riposiziona sulla soglia. È un comportamento anomalo che fa pensare molto. Thank you.